mattino. E come ti viene in testa di prendere le colonnine del bike sharing ormai in disuso da una vita? Faremo, vedremo, le rimetteremo a posto, faremo un altro sistema di... Non è per questo che siamo qui, quello sarà oggetto di un altro servizio. Però mi piaceva. Era bello. Monumento ai caduti. Ora viene usato per mettere ordinatamente i monopattini, che solitamente vengono buttati ovunque. Vengono... Tino, pure a mare. Secondo te siamo qui per quale motivo? Per vedere i monopattini. No, quando veniamo qua, per quale motivo veniamo qua? Per gli amici nostri. Allora, in lontananza. Quelli gridano terra, noi gridiamo autobus, autobus. Siamo qui per raccontarvi una questione importantissima. Sì. Vi abbiamo raccontato per iscritto su quintopotere.it, mi raccomando, ve lo ricordiamo. Quando non trovate qualcosa sui video, andate su quintopotere.it perché ne trovate tante altre di informazioni e di notizie. Vi abbiamo raccontato della visita di una delegazione di consiglieri comunali all'interno dell'AMTAB. Proprio nel quartier generale, c'era anche Vulcano, c'era anche il presidente e direttore generale. No, non è eruttato. Ha parlato, però pare che ha parlato un po' così, cioè non con molta cognizione di causa, nel senso che sarà tutto un po' più da vedere. Bene, Tino, una delle questioni. Perché sei così, Tino? Non mi vedi? Non mi vedi? Sai perché? Sai perché? Lo so che tu mi hai anticipato, tu la sei lunga. Non mi vedi perché neanche si vedevano gli 80.000 euro di merce all'interno del magazzino. 80.000 euro, ma sono spariti. Ma chi li ha viste mai? Tino? E ricompaio. Magia. Pare che all'inizio abbiano negato, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, invece, quando è stato detto mettiamo a verbale, sono comparsi il fatto che effettivamente secondo alcuni c'è stata una svalutazione della merce. Si può svalutare la merce? No, non è così. Sembra un ammanco di 80.000 euro, quindi bisognerà giustificare questo ammanco di 80.000 euro. Manco? Perché no, manco l'ammanco, ecco, no, l'ammanco c'è e chissà quali pezzi ammancano. Hai capito? Vabbè, comunque c'è da chiarire questa cosa. Sappiamo che c'è gente che per questa situazione non dorme la notte. Perché sta preoccupando molti. Certo. E con la speranza che non finisca tutto in una bolla di sapone, ma si vada fino in fondo a capire perché c'è questo. Sento, se lo avessi avuto ti avrei fatto sentire quanto è croccante. No, quanto è croccante, lo sento, crunch, fa crunch questa notizia, Tino. E siamo sicuri che avrà ulteriori sviluppi, quindi restate sintonizzati. Se proprio non potete fare a meno, prendete il pullman, arriverete da punto A a punto B, arriverete in mezzo, ci sono anche altre fermate, quindi mezzo. Non potete sbagliare. L'ultima fermata mezza sarà all'officina del AMTAB nel deposito per capire perché ammancano. Mancano. No, volevo dire mancano nell'ammanco 80.000. Manchi? No, ma mi hai buttato proprio in confusione. Comunque, mancano 30.000 euro, muove, ve lo dico. Ma che manca?